classico appuntamento giornaliero con Pomeriggio Udinese. È una giornata delicata perché ci sono tante cose da dire, anche se per assurdo la partita ieri non è stata conclusa e di conseguenza una partita che in realtà non è stata omologata porta con sé ovviamente tantissime dinamiche da andare ad esplorare, da andare a valutare, da andare a percepire, a capire, e insomma sono tante le notizie che proveremo a darvi. Oggi c'è anche Udinese Tonight, un altro appuntamento da non perdere per ulteriori approfondimenti con grandi ospiti che andranno a commentare un po' quello che è successo ieri qui al Blue Energy Stadium e che insomma hanno vissuto in prima persona ovviamente quello che è accaduto e potranno spiegarci veramente quelle sensazioni che chi dallo stadio, dalla tribuna, chi da casa ha però potuto soltanto percepire, leggere e provare a captare, ma che non ha vissuto ovviamente in prima persona. Quindi questo sarà ovviamente l'argomento di oggi, con un Udinese-Roma che, nonostante l'interruzione, per fortuna poi Indica sembra stare meglio, ha comunque dato qualcosa per creare una discussione dal punto di vista calcistico, perché poi per fortuna quando le cose si risolvono nel migliore dei modi è anche poi bello poter parlare di calcio. Ovviamente però ieri c'è stato al Blue Energy Stadium anche l'evento con gli atleti friulani che andranno a Parigi 2024, quindi ne parleremo. Vado innanzitutto però a salutare il mio ospite di oggi, collegato Marco Taviana. Ciao Marcone. Alessandro, buon pomeriggio a te e a tutti i telespettatori a casa. Allora, io farei così, nel darti ovviamente il benvenuto, tra poco ti farò parlare, ma prima andiamo con il servizio che racconta la partita che c'è stata, non è però stata portata a termine, con tutto quello che è successo tra Udinese e Roma, con il malore di Ivan Ndicka. Parlare di calcio diventa difficile quando accadono cose di questo tipo. È vero che il pallone è la cosa più importante tra le cose non importanti, ma la vita di una persona diventa chiaramente una priorità in casi del genere. E il caso in questione scoppia intorno al 72esimo minuto di un Udinese-Roma che si stava avviando alla sua conclusione con il punteggio fermo fino a quel momento sull'1-1. Ndicka, difensore romanista, senza aver subito nessun contrasto, di colpo si accascia al suolo. Sono attimi concitati, ma la gravità della situazione si percepisce quasi immediatamente con il direttore di gara Pairetto che fa ampi cenni ai soccorritori per fargli capire che devono entrare in campo. Il difensore giallorosso viene prima portato negli spogliatoi e poi verrà trasportato in ospedale. Nel mentre però De Rossi si reca nel tunnel e capisce che la situazione è realmente grave. A quel punto arriva la richiesta della Roma, accolta subito dall'Udinese e dall'arbitro, di sospendere definitivamente la partita. Si parla di malore, non c'è la serenità per continuare a giocare e lo stadio capisce, apprezza e applaude l'umanità dimostrata da tutti i protagonisti, soprattutto dall'Udinese che ha accettato subito di interrompere la gara. Una gara che fino a quel momento aveva visto una squadra, quella bianconera, approcciare il match con coraggio e passare anche in vantaggio grazie al gol del Tucu Pereira alla 200esima presenza con la divisa delle Zebrette. In precedenza, pure dei dubbi per un mancato rigore su Lucca, la Roma però a metà secondo tempo l'aveva ripresa con il gol di Lukaku che aveva ristabilito la parità prima della sospensione definitiva. Ora sarà da capire quando verranno recuperati i 20 minuti finali. Bisognerà probabilmente attendere l'evoluzione del cammino europeo della Roma prima di prendere una decisione definitiva. Allora, questo è il servizio, si dovranno provare a capire le date, lo faremo anche tra poco assieme, proveremo a buttare giù quelle che potrebbero essere le date in cui si recupererà Udinese-Roma, abbastanza paradossale, ma è così, la Roma dovrà tornare in Friuli per giocare 18 minuti di gara più recupero, in una stagione che per fortuna anche della Roma, visto che è una squadra italiana, noi comunque le auguriamo il meglio in Europa, sta facendo strada, è chiaro però che il far strada in Europa complica la possibilità di trovare una data fattibile entro breve per finire questa benedetta partita, ma ne parleremo dopo, come detto, di quelle che potrebbero essere le date utili per un recupero. Vado da Marcone Tavian, che ha vissuto con me questi momenti concitati ieri in studio durante Studio Stadio con anche Andrea Toffolo, Tiziano Zampieri e Alice Mattelloni. Ti chiedo un commento, tralasciando un attimo la partita di per sé, ma insomma, come l'avevi vissuta tu ieri? All'inizio non si era capito fosse così grave, poi in realtà insomma ma si è capito che fosse una cosa seria. Un plauso l'hanno fatto molte celebrità, insomma molti personaggi noti, al popolo friulano, alle due squadre, alle due società, per come è stata gestita la cosa. Beh, sai Ale, eravamo insieme in studio a vedere la partita e dalle prime immagini non abbiamo capito molto. Si pensava addirittura
a un infortunio muscolare più che a un infortunio vero e proprio di natura cardiaca, e di conseguenza non avevamo capito e non riuscivamo proprio ad immaginare la gravità del problema. Poi, quando ho visto onestamente De Rossi entrare nel tunnel degli spogliatoi, ho percepito che non era solo un infortunio, ma era un qualcosa di un po' più di grave, e di conseguenza secondo me è stata attuata la scelta giusta. Ora sai, il calcio si dice sempre, no? Che non si deve fermare, ci sono degli interessi eccetera, però davanti alla vita di una persona, di un calciatore, è chiaro che tutto il resto passa in secondo piano. È chiaro poi adesso che ci sarà il problema di trovare la soluzione ideale dove poter inserire questa gara. Però io mi rifaccio ancora un attimino alle altre parole, dicendo che forse ieri, diciamo così, ai tifosi friulani è stato riconosciuto il giusto merito, perché onestamente non so quante altre tifoserie avrebbero vissuto quei momenti. Io non parlo dell'applauso, però hanno percepito da subito che c'era qualcosa di grave, più loro che noi, perché loro chiaramente, essendo dal campo, vedendo quello che stava succedendo, vedendo poi anche la dinamica con cui il calciatore si è accasciato al suolo, avevano percepito che era un qualcosa di particolare. E quindi è stata fatta la scelta giusta, perché poi io posso immaginare i propri compagni, l'allenatore, cioè con quale spirito puoi finire una partita quando hai la testa che sta pensando al tuo compagno che sta, non dico lottando tra la vita o la morte, ma sta passando un momento davvero, davvero molto difficile. E di conseguenza, ripeto, è stata attuata la scelta giusta grazie anche alla collaborazione dei giocatori e dello staff dell'Udinese, perché sai, poi magari a loro volta non potevano anche non capire quello che stava succedendo, magari chiedere di continuare a giocare, perché sai, e invece Cioffi ha visto da subito che si è avvicinato a De Rossi, hanno confabulato e hanno deciso insieme all'arbitro, che onestamente ha detto aspetto la vostra decisione per il da farsi, e di conseguenza, ripeto, hanno fatto la scelta più giusta, perché poi sai, tu hai esordito nel tuo servizio con una frase che ho fatto mia dal grande Arrigo Sacchi: il calcio è la cosa più importante delle cose meno importanti, e di conseguenza davanti a questi fatti è giusto anche fermarsi. No, beh, assolutamente. Tra l'altro ieri l'avevamo lette alcune, insomma, parole delle personalità più in vista che hanno commentato l'episodio. Avevamo letto, e lo rifaccio anche in questo momento, no? Le parole di Antonello Venditti: a Udine una lezione di civiltà e umanità ormai sconosciuta in questo mondo spietato e violento, per una volta un bel esempio positivo da parte dell'arbitro e anche della dirigenza di entrambe le squadre. Grazie Udine. Queste erano le parole di Antonello Venditti, ma anche il giornalista Massimo Caputi. Gli applausi dei tifosi alla notizia della sospensione della gara sono quanto di più bello si possa immaginare nello sport. Ma ancora erano arrivate anche altre testimonianze. Una di quelle, insomma, che aveva colpito di più era quella di Enrico Mentana, che analizzava questo episodio mettendolo, appunto, come raccontavamo, anche in correlazione con quanto accaduto mesi fa. Solo pochi mesi fa eravamo tutti col ditino alzato a commentare il gesto di qualche isolato tifoso allo stadio di Udine contro il portiere del Milan Mike Maignan. La lezione di civiltà e partecipazione che oggi ha dato l'intero pubblico dello Stadio Friuli di fronte al dramma del difensore della Roma costituisce anche la miglior risposta a quell'isolato episodio. E ancora c'erano anche state le parole del presidente Fedriga: un grande gesto di civiltà e rispetto quello del Blue Energy Stadium. Il medico sociale della Roma ha chiesto il silenzio dello stadio per riuscire a sentire il battito cardiaco di Ivan Ndika, accasciatosi poco prima, e tra i tifosi c'è stato un assoluto silenzio immediato. Pensate cosa significa: 25.000 persone che si ammutoliscono di colpo perché c'è qualcosa di importante che sta accadendo in campo, con il medico che, per la confusione ovviamente di uno stadio, non riusciva a sentire il battito, chiede silenzio e arriva immediatamente. Questo è il vero calcio, conclude il governatore della regione. E poi ancora è arrivata tramite l'ANSA anche, insomma, la dichiarazione di Giovanni Malagò, il presidente del CONI. È in assoluto assolutamente un bel precedente questo che si è visto al Blue Energy Stadium. Sono stati tutti bravi, allenatori, le squadre e anche l'arbitro, che ha fatto scegliere ai due, insomma, protagonisti, ai due allenatori, bene da ogni punto di vista. Come detto, le parole che ha lasciato Giovanni Malagò a margine della cerimonia di consegna al salone d'onore del CONI del premio Bearzot, organizzato con il patrocinio della FIGC, sull'episodio, appunto, che ha visto protagonista Ndika. Beh, Marco, credo che tutto il Friuli un po' si sia riuscito a rialzare dopo il fango che era stato gettato soltanto pochi mesi fa. Sì, fango immeritato, caro Alessandro. Io rimango del mio pensiero: quello che era successo qualche mese fa aveva
oltremodo calcato la mano anche nei confronti di una tifoseria che ha dimostrato in tutti questi anni di essere veramente una tifoseria da prendere come modello. Poi qualche sciagurato lo trovi dappertutto, e quindi ci sta, devono essere allontanati, non ci devono essere episodi razzisti in nessuno stadio o in nessun campo sportivo, visto che poi purtroppo anche nei dilettanti ogni tanto si assistono a scene del genere. Sta di fatto che il pubblico di Udine ha dimostrato semplicemente quello che è, ovvero uno dei pubblici più corretti, anche più preparati calcisticamente, possiamo anche dire questo, che hanno capito la gravità e hanno collaborato, tra virgolette, possiamo passare questo piccolo messaggio, perché ti ripeto, in quei frangenti forse anche loro hanno capito poco di quello che stesse succedendo in campo, però quando hanno visto il medico sociale della Roma che chiedeva silenzio, hanno capito e onestamente si sono ammutoliti tutti, quindi è stato collaborativo. Adesso non voglio dire che è stato semplicemente il nostro pubblico di Udine, che noi lo conosciamo, ne abbiamo parlato anche venerdì nell'ultima diretta, di una correttezza unica a Udine e in trasferta. E quindi quello che è successo a cavallo tra gennaio e febbraio, secondo me, ha lasciato un segno che non meritava questa tifoseria, questa città e questa regione. Ma siccome nel calcio, io dico sempre, qualcuno mi prende in giro, che il calcio toglie il calcio da, guarda caso, neanche qualche mese dopo, il pubblico friulano si è fatto riconoscere esattamente per quello che Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro tu raccontavi che sono cose che possono accadere a tutti i livelli e purtroppo neanche fosse, insomma, scritto, è accaduto un episodio veramente drammatico perché una tragedia sfiorata qui ad Udine, ma c'è stata in eccellenza perché il calciatore Gianni, 26enne di una squadra di eccellenza come il Castel Fiorentino, è morto proprio dopo un malore in campo. Il giocatore si è accasciato ieri, domenica, a Campi Bisenzio durante la sfida contro il Lanciotto, trasportato subito in ospedale in condizioni critiche e poi oggi è arrivato l'annuncio del decesso su tutti i campi. In onore e ricordo di Gianni si terrà un minuto di raccoglimento. Mattia Gianni, classe, pensate, 98, ed è una tragedia come si leggono, come si legge sui vari siti, che ha scosso il calcio italiano. È accaduto ovviamente fra i dilettanti, però è molto simile a quello che sarebbe, insomma, potuto accadere anche qua a Udine. Poi ovviamente ci vuole anche il destino, il fatto, perché poteva andare anche peggio quello che è accaduto qui, così come poteva andare di sicuro meglio al povero Mattia Gianni nel match, come detto, tra Lanciotto e Castelfiorentino. Sembrava una domenica come tante, invece una tragedia che purtroppo si è verificata e una sfiorata, e fa sempre riflettere, no, sulla realtà dell'importanza delle cose quando ci si arrabbia magari per cose che pensiamo siano importanti e che invece poi, come dicevi tu anche all'inizio, Marco, davanti alla vita diventano minuscole. Sì, e tra l'altro ieri era il 12° anniversario della scomparsa di Primario Morosini, no? In quel di Pescara, quindi una data davvero infausta, no? Per i nostri colori soprattutto, ma poi per il calcio nel suo intero. E tra l'altro diciamo che se ieri a Udine, per fortuna, ringraziando Dio, abbiamo scampato questo pericolo, poi in una terra distante, ma non distantissima da noi in Toscana, purtroppo è successo l'irreparabile. Questo spiace perché io so che la federazione, la medicina dello sport è sempre più attenta, sempre più vicina ai calciatori a tutti i livelli, dagli amatoriali ai professionisti. Immaginati i professionisti quanto possono essere controllati settimanalmente, però purtroppo poi, sai, noi siamo esseri umani, la variabile impazzita può capitare a tutti. La fortuna deve essere che devi avere i supporti necessari in quel momento, e che poi il Signore ti metta una mano sulla testa e che ti dica che non è il tuo giorno, perché altrimenti non c'è nulla da fare. È vero, è vero, è vero. Tra l'altro hai fatto bene a ricordare che ieri era anche l'anniversario della morte di Morosini in campo, tra l'altro a Pescara, quindi veramente giornata clamorosamente triste che per fortuna almeno qui a Udine ha visto un epilogo un po' più felice dopo lo spavento iniziale. Andiamo a vedere il servizio proprio preparato dal nostro Stefano Giovan Pietro sulle ultime notizie relative proprio a Ndicka.
nei pesantissimi, infiniti, anzi interminabili minuti vissuti dai 25.000 del Blue Energy Stadium c'è stato tutto. In primis la paura, la tensione di vedere una tragedia consumarsi di fronte ai propri occhi, è tornato in mente il portiere Scarpi che rianima il compagno Grassadonia con l'intervento poi decisivo del dottor Indovina dell'Udinese, ma anche, sebbene non a che fare con il campo, la tragica morte di Davide Astori. Lo capisce subito il pubblico e lo hanno sottolineato in tanti, dallo storico tifoso giallorosso Antonello Venditti al governatore Massimiliano Fedriga, passando per i giornalisti Mentana e Caputi, l'umanità e la civiltà, rigorosamente in maiuscolo, di un pubblico che si toglie di dosso e non ne aveva bisogno tutto il fango lanciato quando 4-5 scappati di casa, nel caso Maignan, avevano gettato un popolo nel tritacarne mediatico. Basta un cenno del medico sociale della Roma, una mano alzata di Paredes verso la curva nord a far scendere un silenzio tombale sullo stadio. Tutti virtualmente ad ascoltare il battito del cuore di Evan Dica, a sperare in notizie positive. Il franco-ivoriano non ha mai perso conoscenza ed è sempre stato collaborativo con lo staff, nonostante qualche dubbio sul primo elettrocardiogramma fatto sul posto. La partita viene sospesa perché gli animi sono pesanti e la paura che arrivi qualcosa di irreparabile durante la continuazione della gara, audio strappato all'arbitro Pairetto mentre parlava con i due mister, è tanta, troppa. La Roma non può starci con la testa e l'Udinese accetta l'interruzione tra i bellissimi applausi di tutto il pubblico unito in un solo abbraccio. Poi la visita della Roma in ospedale con tanto di pullman sociale prima di tornare a Roma e un De Rossi che scherza con il difensore dicendo che lo aspetta in campo già giovedì. Sì, perché alla fine, per fortuna, l'episodio apparentemente cardiaco si è trasformato in traumatico. Uno scontro dei tanti nel bel duello rusticano con Lucca ha dato a Andica qualche palpitazione, fiato corto, agitazione, tutto generato per via della paura dello stesso giocatore che sta bene e potrà quindi tornare a lavorare a breve con il suo gruppo. Sorride la Roma, sorride Udine perché è arrivato in lieto fine, anche se rimane una partita appesa. Si recupereranno i 19 minuti restanti, più due già fissati di recupero e altro eventuale recupero. Potrà scendere in campo chiunque, tranne quelli già sostituiti. E quando si recupererà, molto dipende dal cammino della Roma in Europa League. Se al Milan giovedì riuscisse la rimonta, si potrebbe fare praticamente in ogni momento infrasettimanale. Se i giallorossi andassero avanti, invece no. Restano a prescindere due buchi di calendario utili per la Lega Serie A. Il 25 aprile, reso complicato dal fatto che la Roma giocherà lunedì 22 con il Bologna, e quello più probabile del 15 maggio, anticipi e posticipi permettendo, che sarebbe tra la 36esima e la 37esima giornata, tra Lecce e Empoli per la squadra di Cioffi, che deve quantomeno difendere il punto che stava conquistando e magari pensare anche a qualcosina in più. Venerdì, comunque, le idee saranno molto più chiare. Eh sì. Giovan Pietro raccontava giustamente che ci saranno idee più chiare quando, parlo ovviamente del recupero della partita, quando si giocherà il ritorno di Europa League, dei quarti di finale di Europa League, tra Roma e Milan, in programma il ritorno all'Olimpico giovedì sera, perché l'andata è stata vinta dalla Roma. Se la Roma non perde, la Roma va avanti, e quindi mi abbasso per prendere il telefonino con il calendario, perché, caro Marcone, si è parlato di tante ipotesi di date, però, calendario alla mano. Questa settimana ovviamente ci sono i ritorni, come detto, di Champions ed Europa League. Ripetiamo che da regolamento, in questo tipo di casi, la partita si dovrebbe concludere nelle 24 ore successive, quindi oggi ovviamente non si gioca, perché la Roma ha una partita immediatamente importante, assolutamente importante, proprio nei giorni successivi, quindi giovedì, e quindi non c'era il tempo per riuscire a giocare. Poi ovviamente la squadra comunque è ancora scossa, quindi non è neanche in realtà mai stata una concreta ipotesi quella di giocare quest'oggi. La prossima settimana ci sono le semifinali di Coppa Italia. È pur vero che la Roma non è impegnata nelle semifinali di Coppa Italia, ecco perché la prima data ipotetica poteva essere quella di giovedì 25 aprile, perché poi la settimana ancora successiva, quella dei primi di maggio, avrà la semifinale di andata, la settimana che vede martedì 7, mercoledì 8 e giovedì 9 maggio semifinali di Champions ed Europa League di ritorno, la settimana ancora ulteriormente successiva di metà maggio
è quella che potrebbe prevedere il recupero di Udinese-Roma, un'altra data che potrebbe essere il 16 di maggio per giocare, perché poi la settimana ulteriormente successiva, quella dal 21, 22, 23, 24 maggio, è quella che dovrebbe prevedere, anzi prevederà, la finale di Europa League. Quindi ad oggi o il 25 aprile o il 16 maggio sembrano le date più certe, a meno che non si decida di andare proprio oltre la fine del campionato, quindi esempio giovedì 30 maggio. Però, come diceva Stefano, si capirà meglio nei prossimi giorni. Fatto sta che c'è un po' di difficoltà per trovare una data, ovviamente, no Marco? Sì, assolutamente Ale, potrebbe essere il 25 di aprile, però ricordati che devono ancora fissare calendario per le ultime quattro gare di campionato, che noi il 27 in linea teorica giochiamo a Bologna, ma non sappiamo se giochiamo il 26 o se giochiamo il 28. Stesso discorso vale per la Roma, quindi venerdì che c'è il Consiglio di Lega, poi c'è anche l'ultima turnazione, diciamo, delle ultime quattro giornate, quindi potrebbero tenere in considerazione appunto posticipi eventuali di Udinese e Roma, in modo che si possa giocare questi 20 minuti, che però è vero che sono solo 21 minuti, anzi 19, anzi sono già 21, perché le sostituzioni sono state fatte, poi bisogna vedere qualche recupero che potrebbe esserci, ma comunque si parla di 20 minuti di gioco. Ma per quanto riguarda le due squadre, devono preparare la partita come se fossero per gli interi 90 minuti, quindi trasferta, devi venire giù con la squadra, parlo soprattutto alla sponda giallorossa, no? E di conseguenza c'è una serie di allenamenti che devono essere spostati, devi giocare 20 minuti, devi ritornare a Roma, quindi non tanto per l'Udinese, che comunque ci portano 20 minuti per non anche molto importanti, perché in palio sono ancora 1-3 punti possibilmente, quindi di conseguenza è una gara importante per noi. La data, il 25, secondo me è quella un po' più plausibile, visto che è anche quella un po' più ravvicinata, tenendo in considerazione proprio quando verranno fissate le date delle ultime quattro giornate, o eventualmente quella del 13 di maggio, dopodiché mi diventa davvero impossibile, se finire il campionato non sapendo ancora la classifica finale, quindi retrocessioni o salvezze, secondo me diventa molto difficile. Credo che il 25 potrebbe essere la data, forse quella più ideale, diciamo così. Certo, tutto dipenderà dall'esito della gara di giovedì, perché se il Milan dovesse recuperare il risultato e passare il turno, per la Roma i problemi sarebbero vicino allo zero. Sta di fatto che anche appunto i giallorossi, da parte loro, hanno questo piccolo vantaggio, che nei 180 minuti si trovano in vantaggio di una rete, quindi è probabile in questo momento che hanno loro qualche chance in più rispetto ai rossoneri. Poi il campo dell'Olimpico giovedì, come sempre, metterà sentenza. Eh sì, beh, ovvio, dipenderà, come detto, da tutto quello che accadrà giovedì all'Olimpico, partita tra l'altro che, oltre ad essere interessante per l'Udinese per capire poi quando ed eventualmente in base a chi passerà recuperare la partita con la Roma, è ovviamente poi una grande partita anche dal punto di vista semplicemente calcistico, con un derby italiano che negli ultimi due anni siamo stati riabituati a vedere in Europa, ma che in realtà molti si dimenticano che era circa una ventina d'anni che questo non si verificava. È successo l'anno scorso con Napoli Milan e Milan-Inter, è successo quest'anno con Milan-Roma, e chissà che non possa eventualmente ricapitare, insomma, in futuro. Questo significa che l'Italia sta andando bene in Europa, è prima nel ranking di questa stagione, è a tanto così da riuscire ad ottenere, insomma, la quinta squadra in Champions League, sarebbe la nazione con più squadre partecipanti, quindi insomma questo è merito di tutte le squadre italiane che stanno facendo, dalla Fiorentina in Conference, appunto Atalanta, Roma e Milan in Europa League, ma l'anno scorso erano state Inter, Milan e Napoli in Champions, anche a portare avanti il ranking azzurro, che torna ad essere veramente importante, perché si sa, quando le squadre arrivano in Europa avanti vuol dire che il campionato sta tornando a essere importante, con giocatori importanti, e sta essendo sempre più interessante, così come noi obiettivamente riteniamo che sia la Premier, no? Il campionato migliore al mondo. È chiaro però che quando l'Italia è meglio dell'Inghilterra in quanto a dati ufficiali di ranking, con l'avanzamento dei risultati delle squadre italiane, evidentemente anche il campionato italiano, dopo qualche anno di crisi, sta rifiorendo, e questo può attrarre giocatori importanti. Quest'anno
ne sono arrivati tanti, Loftus-Cheek, Pulisic, penso per esempio anche a Marcus Thuram dell'Inter, attaccante svincolato che volevano in tanti ed è arrivato in Italia. Quindi veramente l'Italia, speriamo, a prescindere poi da quello, ribadisco, che c'entra con l'Udinese, che continui così. A proposito di campionato interessante, quest'anno oltre alla lotta Champions, non tanto la lotta Scudetto, ma oltre alla lotta Champions infuocatissima, lotta per l'Europa, c'è anche una delle lotte salvezze più interessanti per i tifosi neutrali, non tanto per chi deve viverla, ma una lotta salvezza clamorosamente interessante, perché sono, tolta la Salernitana che ormai è spacciata, diciamo così, 7 squadre che lottano per salvarsi. 2 di queste 7 vanno giù, 5 si salvano. E proprio il numero 1 nel calcio italiano, De Siervo, ha detto la sua sulla lotta salvezza. Ascoltiamo allora le parole ieri qui al Blue Energy Stadium. È sempre un piacere venire in questo stadio, uno stadio che aiuta a rendere lo spettacolo sempre più bello. È uno stadio che è stato tra i primi ad essere, come dire, rimodernato ed è un esempio per tutta la nostra Serie A, per chi si sta approcciando a questo argomento. Credo che qua ci sia un'esperienza interessantissima anche per quanto riguarda la parte sostenibilità. Quest'anno è stato fatto un lavoro ulteriore, credo che l'area ospitalità abbia già ottenuto in passato il premio come la migliore area ospitalità di tutta la Serie A, il terreno di gioco è stato premiato come il miglior terreno di gioco della Serie A, quindi stiamo parlando di un'eccellenza assoluta, quindi complimenti all'Udinese. Purtroppo dal punto di vista sportivo l'Udinese non se la passa bene, però per la spettacolarità del campionato, anche questa lotta salvezza che coinvolge 7-8 squadre, abbiamo visto il 3-3 adesso del Sassuolo, è qualcosa che fa appeal. Assolutamente, il campionato italiano di Serie A resta estremamente spettacolare per la lotta per le posizioni più importanti, quella dell'accesso alle coppe, ma anche come sempre la lotta per non retrocedere, che è una battaglia che coinvolge tante piazze. Abbiamo visto che sono circa 7-8 squadre nell'arco di una manciata di punti e questo rende effettivamente tutto con un pathos diverso, sperando di non arrivare, come dire, allo spareggio che c'è stato già la scorsa stagione. Lo spareggio per non retrocedere è stata una partita, diciamo, estremamente complessa, ma anche in quel caso molto spettacolare. A differenza dell'anno scorso, quest'anno, laddove ci fosse questa, diciamo, situazione, si giocherebbe in una partita di andata, una partita di ritorno, in una sede neutra. Questo per dare maggior spazio a ciascuno esprimere il proprio calcio, ma anche perché dal punto di vista organizzativo è molto più semplice per le prefetture poter gestire la partita nello stadio naturale del club. Queste le parole di De Siervo, le condividi, caro Marcone? Sì, è una scelta anche questa. Poi per quanto riguarda il campionato, sì, sono d'accordo, insomma. Carone. Poi c'è una lotta salvezza veramente che anche l'anno scorso ci aveva così entusiasmato, no? Questo dualismo Spezia-Verona, col Verona che ha recuperato un sacco di risultati, però poi alla fine è riuscito addirittura a salvarsi, no? Quest'anno sono molte più squadre, perché onestamente forse il Cagliari con il pareggio di ieri sera secondo me si sta tirando fuori, ma se tu ti ricordi io il Cagliari non l'ho mai messo nelle squadre che potessero avere delle chance per retrocedere. Io ho sempre messo il Verona, l'Empoli e la Salernitana, però vedo un Sassuolo anche dopo ieri, vantaggio 2 volte con il Milan, no? 2-0, 3-1, si è fatto raggiungere, lo vedo un po' più in difficoltà. L'Empoli, sai, ha perso una partita importante in quel di Lecce ed è rimasto là sotto. Il Verona bisogna vedere innanzitutto cosa fa questa sera a Bergamo contro l'Atalanta e poi, caro Alessandro, è chiaro, sabato prossimo ci sarà una partita, non dico da dentro o fuori, ma quasi, perché credo che a quel punto lì è chiaro che noi non dobbiamo assolutamente perdere in quel di Verona. Questo è il primo dato che noi dobbiamo pensare durante la settimana lavorativa, calcisticamente parlando, e poi eventualmente cercare di fare il colpaccio. Se tu dovessi ottenere i 3 punti a Bentegodi, credo che per il 70% avresti la salvezza in tasca. Però la cosa più importante in assoluto è quello di non perdere la gara di sabato prossimo, perché, ripeto, i punti in palio sono doppi e tu adesso in questo momento devi fare i conti anche con la classifica. Come si vede, appunto, abbiamo un punto più di loro, che sembra poco in questo momento, ma è tanta roba. Quindi abbiamo un punto più di loro con una gara da recuperare, nel senso che non è stata omologata quella di ieri, per cui diventa fondamentale uscire indenni dal Bentegodi sabato prossimo.
Sì, assolutamente. È vero che l'Udinese, come detto, vince pochissimo, ma perde anche poco. Ed ecco che, come dicevi tu, i tanti pareggi, tre quarti dei quali sono stati accolti storcendo un po' il naso, oggi possono tornarti utili. Dici bene. Se vincessi a Verona, metteresti una seria ipoteca sulla tua salvezza. Se però perdessi, forse la metteresti al contrario, sulla retrocessione, perché sarebbe veramente drammatico sportivamente parlando. Il pareggio invece lascerebbe tutto invariato, con un'altra gara in meno al termine della stagione, insomma, che potrebbe essere comunque, come dicevi tu, un buon vantaggio. Tra l'altro stasera gioca il Verona a Bergamo contro l'Atalanta, un'Atalanta sì distratta, se vogliamo, dal Liverpool, però avendo vinto già 3-0, non dico che è già passata, perché poi il Liverpool è capacissimo di fartene 5. Però è chiaro che Gasperini ha potuto preparare la gara contro Verona, innanzitutto schierando anche giocatori, visto che l'Atalanta ha due squadre praticamente forti uguali. Chi non ha giocato giovedì giocherà penso stasera, ma poi anche la serenità di una bella vittoria e l'entusiasmo che ti hanno portato il successo di Liverpool ti permette anche di preparare veramente con più semplicità la gara di stasera. Di contro c'è un Verona che invece arriva da una batosta casalinga contro il Genoa, dove chiunque probabilmente si sarebbe aspettato il successo degli scaligeri di Baroni, e invece è arrivata la vittoria del Grifone, che non ha più obiettivi. Insieme al Monza, praticamente, forse ormai al Torino, sono le uniche tre squadre che non hanno obiettivi né di salita né di discesa. E quindi tu dici, affronti una gara dal punto di vista emozionale importante per il Verona. Sono le classiche partite in cui, più che valori tecnici, prende sopravvento, no, la motivazione, e invece Verona ha perso 2-1 contro il Genoa. Questo è stato un bel messaggio per il campionato. Un episodio simile era capitato pochi anni fa, quando noi avevamo battuto la Salernitana l'ultima giornata, quando tutti pensavano che, insomma, l'Udinese fosse andato là in gita per far vincere la Salernitana e per farla salvare. Poi la Salernitana si salvò lo stesso, ma grazie al Venezia, che da retrocesso si comportò anch'esso in maniera esemplare, bloccando il Cagliari sullo 0-0. Quindi questi sono begli esempi sportivi di squadre che, a differenza di anni fa, dove più volte si vedeva magari non mettere il piede, non andare in un contrasto, adesso invece tutte le partite vengono giocate. Questo è bello. Ti chiedo però, che partita ti aspetti stasera tra Atalanta e Verona? Una partita che, come detto, l'Udinese guarderà con sicuro interesse. Guarda, io mi aspetto l'Atalanta solita, che cioè Gasperini ci ha abituato a non fare sconti a nessuno, quindi vengono dal grandissimo risultato di giovedì all'Anfield Road, perché vincere 3-0 con quel Liverpool che onestamente nel primo tempo ha fatto un po' di turnover, ma nel secondo tempo ha messo dentro tutte le bocche da fuoco e tutti i migliori giocatori che aveva nella rosa, è stato una delle pagine più belle della storia del calcio italiano, perché andare a vincere all'Anfield non è mai facile. E tra l'altro il Liverpool si è tolto anche, diciamo così, una piccola soddisfazione doppia, e ti spiego, perché nel girone di Champions loro vinsero 2-0 in casa e persero 5-0 all'Anfield Road, che è stata, diciamo, una partita in cui li ha macchiati 5 gol in un girone di Champions, è sempre tanta roba. L'altra sera sono stati bravi, hanno recuperato l'immagine, e anzi l'hanno raddoppiata, perché vincere 3-0 là non è mai facile. Quindi mi aspetto un Atalanta che indubbiamente cercherà di fare la partita, perché hanno morale a mille, perché vorranno festeggiare quel risultato, vorranno prepararsi al meglio alla gara di ritorno di giovedì. E dall'altra parte mi aspetto un Verona che comunque sta facendo dei miracoli, perché a gennaio il presidente Setti ha venduto tutto e tutti. Credo che hanno mantenuto 3 giocatori, 4, Duda, Davidovic, Montipò, mi pare, non so se mi dimentico qualcuno, per il resto hanno fatto 12 cessioni, hanno venduto tutto quello che potevano vendere, e per me erano spacciati prima, figurarsi dopo. E invece il suo tecnico Marco Baroni è riuscito, non lo so, a tirar fuori il meglio da tutti, e comunque sono lì, lottano per salvarsi e hanno tutte le loro chance. Certo che il colpo che hanno subito domenica scorsa in casa, proprio da parte del Grifone, secondo me qualche strascico l'ha lasciato. Però non lo so, io Verona onestamente è una squadra indecifrabile, che secondo me vanno tutti i miei migliori complimenti, i miei migliori applausi, perché ti ripeto, una squadra che era retrocessa già ad agosto, che poi a gennaio viene smembrata da Gonge a Doig, cioè tutti i giocatori, Tamese, tutti i giocatori più forti che aveva nella rosa, li hanno Ian, che tra l'altro
appunto giocherà con la maglia dell'Atalanta questa sera, cioè tutti i migliori giocatori, e prendono dei giocatori buoni anche di prospettiva, Zidetski su tutti, ma lo stesso Suslov, un giocatore da tenere molto in considerazione, ma che riesce ad invertire la rotta e addirittura rientrare in corsa a pieno titolo per la salvezza, credo che sia del miracoloso. Se devo dirti la verità, secondo me è la vera rivelazione di questo campionato, perché ripeto, riuscire a stare in scia per la salvezza dopo tutte le traversie anche societarie che hanno passato in questa stagione va solamente riconosciuto, merito soprattutto staff tecnico e giocatori, perché credo che anche nella situazione societaria non sia proprio così idilliaca. Si parlava prima di una cessione a un fondo americano, poi la non cessione, quindi la squadra deve vendere per poter far fronte ai propri debiti, arrivano dei giocatori che praticamente presi quasi all'ultimo momento, e Baroni va avanti per la propria strada, segna veramente il passo e li porta comunque a sperare in una salvezza che in questo momento potrebbe anche esserci, quindi complimenti agli scaligeri. Assolutamente, assolutamente vero. Tra l'altro le uniche tre squadre, così per concludere il discorso, nella storia a battere il Liverpool due volte ad Anfield Road sono Real Madrid, Barcellona e Atalanta. Detto questo, andiamo in pubblicità e poi ci rivediamo tra poco per l'ultima parte di Pomeriggio Udinese. Eccoci qua, seconda parte di Pomeriggio Udinese, che apriamo raccontandovi che la squadra oggi si è allenata al mattino. In realtà questa settimana si allenerà sempre al mattino, è scelta insomma curiosa, però insomma speriamo che porti i suoi frutti, magari sarà anche un po' di scaramanzia, visto che allenarsi al pomeriggio non ha portato bene finora. Proviamo a allenarci al mattino e vediamo che cosa succederà sabato sera in quel di Verona nel derby del Triveneto. La squadra che, come detto, però si è allenata stamattina, allenamento intenso, seduta tecnico-tattica per chi non ha giocato ieri, invece allenamento di recupero con i classici allunghi, giri di campo e un po' di esercizi con la palla, ma molto tranquilli per chi aveva giocato ieri, perché comunque si è giocato per 70 minuti, quindi insomma è comunque una tempistica abbastanza importante che obbliga oggi la squadra a fare una seduta di recovery. Provando a parlare della partita, caro Marcone, ieri che cosa ti è piaciuto e che cosa non ti è piaciuto in quei 72 minuti che abbiamo avuto il piacere di vedere insieme? Ma guarda, Ale, mi è piaciuto soprattutto il primo tempo, chiaramente, dove l'Udinese ha fatto vedere anche delle cose nuove. Cioffi, che ci ha abituato onestamente a preparare molto bene la partita, l'ha fatto anche ieri, però onestamente c'è stata un'evoluzione sul modulo 3-5-1-1, perché in effetti l'Udinese ormai già da qualche domenica, diciamo così, giocando di domenica, di lunedì non ha importanza, ma da qualche giornata diciamo che ha posto ben due trequartisti alle spalle della prima punta, l'ha fatto sia lunedì sera contro l'Inter alzando Samardžić, no, con il Tucu Pereira alle spalle di Thauvin, o viceversa, visto che il francese e il Tucu si cambiavano spesso la posizione. Ieri lo si è visto in maniera ancora più eclatante, ovvero con Lazar Samardžić è proprio più propenso alla fase propositiva che non quella di non possesso. Il primo tempo è stato molto buono, se devo dirti la verità. Il vantaggio è stato anche cercato e anche meritato, perché di quello che non mi è piaciuto, e poi parlo del secondo tempo, non mi è piaciuto anche nell'episodio in cui c'era un rigore clamoroso ai danni di Lorenzo Lucca. E questo va detto, perché l'Oriente lo ha letteralmente cinturato e l'ha fatto cadere in area di rigore. Eravamo, se non erro, al secondo o al terzo minuto, ci sarebbe stato calcio di rigore ed espulsione. Io non ho capito perché l'arbitro non solo non è intervenuto, ma anche il VAR non ha dato nessun cenno. Onestamente fa riflettere, perché l'abbiamo visto più volte, anche ieri sera poi a casa ho avuto modo di rivederlo, e l'errore veramente marchiano. Qua vediamo invece il grande gol del Tucu, anche in questo caso di incalzo. Si è bloccato Marcone? Riprendo la parola io. Mi dicono dalla regia che c'è stato un piccolo problemino
Con il collegamento di Marco Tavian, che adesso il nostro super Emanuele Sergi proverà a verificare in regia. Allora, adesso cerchiamo di riuscire ovviamente a capire cosa si può fare. Intanto che Marcone Tavian, che chissà che stregoneria ha combinato con questo dispositivo, si ricollega, adesso io vi vado a raccontare semplicemente quello che diceva Marco, no? Un Udinese che ormai si può dire non gioca più con il 3-5-2, questo è abbastanza palese, si può dire a tutti gli effetti, insomma, in realtà, che non è soltanto un'interpretazione diversa dello stesso modulo. Mi permetto anche di dire che finalmente l'Udinese gioca col tridente. È vero, è un tridente atipico, non sono Pepe Di Natale e Sanchez, ma sono comunque tre giocatori offensivi. È vero, Pereira e Samardžić nascono centrocampisti, vengono adattati a fare i fantasisti dietro la punta, però proprio anche in fase non possesso l'Udinese ieri si è vista con tre uomini davanti, e già questo basta placare un po' le critiche. E guarda caso l'atteggiamento è stato più costruttivo. È vero, poi l'Udinese ha avuto tantissimi limiti, c'è stata una fase della partita in cui ieri veramente, come contro l'Inter, abbiamo fatto fatica a fare due passaggi di fila, però non credo che il popolo friulano sia un popolo difficile da accontentare. Basta che corri, che sudi la maglia, che ti impegni, che fai vedere la determinazione, ed è questo che troppo spesso è stato criticato e che è mancato alla squadra, anche le questioni basilari, no? Poi contro l'Inter ha fatto una partita non eccelsa, ma aggressiva, e comunque sono stati applauditi. Ieri, per quei 70 minuti, comunque stavano tenendo testa quella che è ancor più dell'Inter in questo momento la formazione più in forma del campionato, ovvero la Roma. Intanto che rientrerà tra noi Marco Tavian, vado a lanciarvi quello che è però anche il servizio dell'evento che si è tenuto ieri qui al Blue Energy Stadium, dove c'erano tutti gli atleti che parteciperanno a Parigi 2024 alle Olimpiadi, tutti gli atleti friulani, da Restivo alla Navarria al ciclista Jonathan Milan. È stato un grandissimo evento, allora percorriamolo nel servizio. Insomma, sono molto felice, siamo molto orgogliosi di ospitare questo evento e anche un po' emozionati, perché insomma vedere tutti questi ragazzi che hanno con grande fatica, hanno ambiziosi, hanno raggiunto questi traguardi, insomma è molto emozionante per tutti noi. Beh, storicamente la nostra regione ha fatto crescere e celebrato dei grandissimi campioni, Dino Zoff, Fabio Capello e chi più ne ha più ne metta. Insomma, oggi ci sono anche queste giovani promesse che ci auguriamo tutti possano ritagliare qualche pagina sportiva importante da qui ai prossimi anni. Non era il finale che si aspettavano le stelle sportive del Friuli Venezia Giulia, quello di Udinese Roma, ma nel prepartita è stata importante la giornata dedicata alle eccellenze sportive della regione, tra chi ha già in mano il pass per le prossime Olimpiadi e chi ancora deve provare a strapparlo. Tra i protagonisti della passerella organizzata con il main sponsor Io Sono Friuli Venezia Giulia, l'Udinese ha ospitato l'icona della scherma italiana Mara Navarria, i campioni del tennis tavolo paralimpico Giada Rossi e Matteo Parenzan e l'oro olimpico del ciclismo Jonathan Milan. Mara non smette mai di stupire, c'è invece chi è riuscito a stupire. Mi viene in mente un Asia Tavano che ha fatto una stagione clamorosa, ma tutti gli atleti che vedremo qui oggi o che non vedremo qui oggi, ma speriamo di vedere a Parigi 2024, meritano una menzione, un riconoscimento da parte delle istituzioni. Prima di essere presentati ai 25.000 spettatori che riempivano le tribune del Blue Energy Stadium, i testimonial del brand Io Sono Friuli Venezia Giulia, che identifica la promozione turistica del territorio regionale, hanno partecipato a un dibattito sui valori dello sport e sul loro legame con il territorio. Ci sono tanti testimonial che possono portare in giro l'orgoglio del Friuli Venezia Giulia, lo sport è uno di questi. Questi oggi abbiamo un numero di ragazzi, altri, lo dirò dopo, non sono qui, ma si sono già qualificati per le Olimpiadi, e farò i nomi dopo, tra cui Navarria e Milan ovviamente, e siamo già a una quindicina, sedicina di ragazzi, soprattutto ragazze questa volta, che ci rappresenteranno nella massima manifestazione sportiva mondiale, che sono le Olimpiadi. Di questo sono molto molto orgoglioso. E allora Giorgio Brandolin dice che è molto orgoglioso, molto contento, molto felice, perché il Friuli verrà rappresentato veramente nella massima competizione sportiva mondiale, quello che sono le Olimpiadi, e dopo insomma Tokyo, adesso si torna in Europa, si torna a Parigi, e il Friuli è, dobbiamo ancora fare il calcolo preciso, ma è di sicuro tra le migliori regioni per quanto riguarda numero di atleti qualificati in proporzione al numero di abitanti, perché ovviamente è una regione
di per sé non grandissima, una regione piccolina, il Friuli Venezia Giulia, che però ha assolutamente degli atleti importanti. Quindi speriamo che facciano bella figura. Tra l'altro il Blue Energy Stadium ex Dacia Arena si dimostra ancora una volta contenitore sportivo non solo di calcio, ma con eventi veramente incredibili come quelli che racconta per esempio il nostro Francesco Pezzella nel prepartita nell'auditorium, ma come tutte le conferenze stampa. Per esempio l'altro giorno, a margine della conferenza stampa di Cioffi che presentava la partita con la Roma, si è tenuta subito dopo, e ve l'abbiamo trasmessa in diretta, anche la conferenza stampa di presentazione del 20° torneo delle nazioni di Gradisca di Sonso, un torneo che raccoglie 12 nazionali dei ragazzi under 15 da tutto il mondo, dagli Emirati Arabi Uniti, l'Arabia Saudita, l'Irlanda, la Repubblica Ceca, l'Italia. Quindi insomma torneo importante per far divertire questi ragazzi, Irlanda tra l'altro che l'anno scorso ha vinto, ma soprattutto anche per trovare nuovi talenti. C'è il trofeo Rocco, anche quello per i giovani, e ci sono come detto tantissimi eventi. Qua si sono fatte conferenze stampa anche per insomma, l'assegnazione della sala del CONI all'interno del Blue Energy Stadium intitolata ad Alessandro Talotti, tutti gli eventi come detto in auditorium. C'è stato la scorsa settimana un evento anche sulla sicurezza stradale con protagonisti i calciatori anche dell'Udinese, anche i giovani della Primavera. C'è stato un evento con l'importanza di gestire un'azienda, era ospite anche il giornalista di Sky Gianluca Di Marzo. Quindi veramente Blue Energy Stadium a tutto tondo a 360 gradi. Ieri si è tenuto questo evento. Andiamo allora ad ascoltare un mix delle parole dei protagonisti a margine appunto dell'evento. Io sono Friuli Venezia Giulia, Restivo e Milan, nuotatore e ciclista. Parliamo di te, Giro d'Italia. La tappa in Friuli magari non sarà proprio tua, però sarà una delle ultime. Insomma, quali sono i tuoi obiettivi per questo giro? Ma sai, alla fine il giro è qualche settimana. Gli obiettivi sono un po' quelli da ripetersi dall'anno scorso, non c'è da nascondersi. Le sensazioni sono buone, comunque sensazioni sono ottime, uscendo da un periodo della prima parte di stagione che comunque era quello che si cercava, e si esce anche da questo con dei buoni risultati oltre che a delle sensazioni ottime. Quindi adesso quello che è di mantenere la condizione o comunque di affinarla un pochettino e comunque di insomma di arrivare a un Giro d'Italia che tra l'altro inizieremo con un Giro d'Italia con una squadra bella agguerrita e pronta per le volate, e quindi insomma siamo belli carichi per questo, e alla fine l'obiettivo è ripetere l'anno scorso e portare a casa delle tappe, ecco. E poi dopo c'è anche quell'Olimpiade, che per un atleta cosa significa Olimpiade? Olimpiade è intanto qualcosa di grandissimo, no? Importantissimo. Accade, ok, quest'anno è accaduta ogni il terzo anno, perché le scorse purtroppo sono state rinviate, eccetera, però è un evento, penso l'evento più importante, no? per uno sportivo. Quindi anche lì, una volta finito il giro, una settimana di pausa, anche soprattutto mentalmente bisogna. E poi lì sarà tutto per le Olimpiadi. Sto lavorando durissimo, io ho ritrovato un entusiasmo che comunque aveva un po' scricchiolato negli ultimi mesi. Ai campionati italiani sono stato molto sfortunato perché sono stato squalificato, con una squalifica revocata dopo un ricorso che abbiamo vinto senza nessun dubbio. E quindi diciamo la mia stagione è ancora in divenire, l'obiettivo è il Sette Colli che si terrà a Roma a fine giugno, in cui io dovrò confermare diciamo di meritarmi la maglia azzurra e la qualifica per Parigi, e spero diciamo di portare per una seconda volta la bandierina del Friuli Venezia Giulia alle Olimpiadi. Marcone Davian, sei risorto, sei tornato tra noi. Sì, secondo me qualcuno per togliermi la parola ha capito come deve fare, cioè togliermi dal video. Esatto, ascolta Marco, intanto noi ovviamente eravamo andati avanti, abbiamo cambiato argomento e siamo passati a parlare dell'evento di ieri, no? Dove c'erano gli atleti friulani che parteciperanno alle Olimpiadi di Parigi. Abbiamo visto il servizio, abbiamo ascoltato le parole di Restivo e di Jonathan Milan, però dicevo, no? Il Friuli, una regione comunque piccolina che porta parecchi atleti, e la proporzione tra atleti portati e numero di abitanti è veramente importante. Un altro motivo per essere orgogliosi di essere friulani? Beh, indubbiamente ieri è stata una giornata meravigliosa, perché poi ne abbiamo anche parlato in diretta, il progetto del Paron Pozzo era quello di costruire uno stadio che diventasse un contenitore
e che unisse tutta la friulanità. C'è riuscito a livello sportivo, e anche ieri abbiamo avuto una prova tangibile, è riuscito a livello imprenditoriale, perché voi sapete tutti gli eventi che vengono fatti al Blue Energy Stadium, e di conseguenza quel progetto che lui aveva in testa 20 anni, forse addirittura qualcuno in più, lo ha realizzato. Per quanto riguarda il Friuli, è chiaro, sai, noi nel nostro DNA, io dico noi perché le mie radici sono lombarde, ma ormai mi sento e sono un friulano acquisito, oltre 50 anni che vivo in questo territorio, praticamente ho preso tutto da questa terra. Se c'è una cosa che a noi non spaventa mai è il lavoro, e questo penso che lo possano dire tutti, non solo i friulani, ma tutti quelli che ci conoscono. Il lavoro poi ti dà sempre dei risultati, dei buoni frutti, e ti porta ad avere delle eccellenze. Non dimentichiamoci che noi, oltre ad avere ad atleti che partecipano alle Olimpiadi, abbiamo atleti che portano a casa medaglie, e magari anche quelle più preziose. Di conseguenza vuol dire che c'è abnegazione, c'è voglia di lavorare, c'è la voglia di emergere. E poi la cosa bella, Ale, è che noi riusciamo a dare risalto anche a quegli sport in cui noi ci accorgiamo per uno o due giorni ogni 4 anni, quando poi alla mattina o alla sera siamo lì a trepidare per una medaglia, senza contare i sacrifici che fanno questi atleti, che sono dei dilettanti il più delle volte, e che lo fanno veramente in strutture anche fatiscenti, però hanno la voglia e la determinazione di poter arrivare più in alto possibile, e ci riescono. Quindi un applauso, ma anche un applauso all'Udinese Calcio, che riesce a dargli il giusto valore e anche la giusta visibilità, ripeto, a quegli atleti che il più delle volte si allenano in silenzio, sacrifici che sono veramente disumani, per poter avere un minuto di gloria. Però è un minuto di gloria per noi, ma è la vita per loro. Quindi bocca al lupo a tutti i friulani, e che portino a casa tante medaglie. Assolutamente, assolutamente. Andiamo ad ascoltare, prima di chiudere, prima di salutarci, anche le parole di Mara Navarria e di Giada Rossi, la schermitrice e la tennis tavolista, che anche loro, insomma, saranno protagoniste a Parigi 2024. Maimola, si dice a casa mia. Io ho questo obiettivo che mi sono prefissata dopo le Olimpiadi di Tokyo, e ci sto lavorando tanto sopra, ci sto credendo tanto. Per il momento va bene, come se abbiamo chiuso la qualifica olimpica come numero 1 a squadre, perché per noi la qualifica era a squadre, però individualmente sono numero 8 del ranking mondiale, questo vuol dire tanto. Io aspettavo che qualche ragazzina scalfisse e mi portasse via questo posto, questa occasione, invece io ci credo tanto e voglio andare a Parigi a prendermi quello che mi spetta. Nella tua squadra c'è anche un'altra friulana, Giulia Rizzi, come la vedi? Beh, è rientrata da un poco in squadra. Siamo due friulane e due siciliane, 50-50. Insomma, l'obiettivo non lo diciamo, però è chiaro che la terza Olimpiade a cui partecipi è già un ottimo obiettivo, però l'ambizione quella non decresce mai. Ma sapendo appunto che cos'è un'Olimpiade, cosa ti aspetta le Olimpiadi, che gara è, perché è tutto stravolto, c'è un mondo attorno alle Olimpiadi che, al di là del mito e della storia, è proprio l'emozione che si vive sulla pelle e la preparazione che bisogna avere per queste gare. Sono pronta, però ogni tanto dico non sono mai veramente pronta, e per questo forse sono ancora qua in pedana, perché sto cercando di migliorarmi e sto cercando di dare tutto e continuare a dare. È sempre una grandissima emozione che dà grande, grande onore vestire l'azzurro e sapere di rappresentare il proprio paese e anche poi la propria regione. Dà sempre anche quella spinta in più, ed è bello ed entusiasmante per questo motivo, perché si sente veramente sulle spalle il sostegno di tutti. Tu hai già vinto medaglie alle Paralimpiadi, hai in mente anche di metterne un'altra in bacheca, speriamo? Sì, dai, diciamo, si lavora sempre per quello e per dare il massimo, e poi non si dice mai nulla un po' per scaramanzia, e si lavora tanto, ecco, in palestra, però l'obiettivo è quello, insomma, cercare di migliorarsi sempre di più e arrivare lì il più competitivi possibili e a dare il massimo e divertirsi facendo ciò che si ama. Eccoci qua, queste le ultime parole. Beh, Marcone, credo davvero anche in questo caso un grande, grande orgoglio. Ti faccio chiudere con due parole su Mara Navarria e Giada Rossi, e poi chiudiamo pomeriggio udinese, anche se abbiamo rubato un po' di tempo all'Udinese in questi ultimi minuti per parlare anche di questo evento, ma era obbligatorio farlo. Due parole sono poche, perché sono due campionesse che hanno già ottenuto grandissimi risultati, però io dico che la sfida più bella è sempre quella che dovrei andare a vivere,
e quindi io gli auguro ad entrambe di prendersi a Parigi quello che si meritano. L'Anna Maria l'abbiamo avuto anche ospite nei nostri studi e ci abbiamo avuto modo di parlare anche fuori onda, ci ha raccontato dei sacrifici, perché poi non dimentichiamo anche mamma, quindi c'è anche il figlio che gioca a calcio, ecco, diciamo che il figlio ricalca un po' le nostre orme, no? A differenza della mamma. Portiere, tra l'altro. Sì, è vero, nel Cerismussale svegliamo anche l'ultimo arcano, quindi. Però abbiamo capito quali possono essere i sacrifici e le rinunce che devono fare queste atlete, Giada Rossi altrettanto, però sono tra quelle che noi ci aspettiamo, perché d'altra parte, come io dico sempre, che chiediamo ai giocatori che hanno maggior qualità, chiederemo anche agli atleti che hanno maggior qualità che ci diano grandi soddisfazioni. Ma sai, la spada, no, in tutte le sue discipline è quella che ha regalato più ori olimpici e di conseguenza ci aspettiamo qualcosa di importante anche quest'anno. E per quanto riguarda poi lo stesso gli altri membri, no, che ce l'hanno lì, ci auguriamo di poter raccogliere quelle medaglie che comunque nella passata edizione a Tokyo ci ha dato delle grandissime soddisfazioni. Speriamo di ripeterci e in bocca al lupo a tutti i friulani. Assolutamente, un grande in bocca al lupo agli atleti, ovviamente avremo modo di riparlarne da qui all'inizio della manifestazione, di conseguenza torneranno fuori questi magnifici atleti prima di partire per Parigi. Grazie Marco Tavian, siamo arrivati in chiusura di questa puntata, grazie per essere stato mio ospite. Grazie a te Alessandro, buon pomeriggio a tutti. Grazie ovviamente a voi, ringrazio anche, come detto, Manuele Sergi in regia, Pietro Piccini, Alessandro Fiermonte qui in mia compagnia. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Pomeriggio udinese, ritorno ovviamente domani alle 14:45.